La relazione tra Fabio Coloricchio e Nicole Mazzucato sta affrontando un momento di crisi. A svelarlo è l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che in alcuni commenti pubblicati su Instagram ha invitato i fan a rispettare questo periodo delicato per lei. Andate a rompere M. Io ho scelto già 2 anni fa di non farlo. Quindi non venite qui ad accusare perché siete ridicoli e fuori luogo. Io sono libera di scrivere e dire ciò che voglio e non ho l'obbligo di dire a voi che cos'è successo. Abbiamo dei problemi e questo l'ho già detto. Cercate di farvi una passeggiata o impiegare il vostro tempo in altro modo. La nostra storia per voi non deve essere una questione di vita o morte. In fin dei conti non siamo stati né siamo così importanti. Quindi su via, lasciate perdere. Solo all'inizio di quest'anno, Fabio Coloricchio aveva portato Nicole in Argentina per presentarla alla sua famiglia. La crisi annunciata sui social, dunque, arriva del tutto inaspettata. Infine, Nicole Mazzucato ha lanciato una frecciatina a altre coppie, nate in TV, che amano raccontare in pubblico i loro momenti di crisi. Lei, invece, preferisce di gran lunga la riservatezza. Calmatevi. Qui non ci sono contratti, c'è vita reale. Io e Fabio, dopo quel programma, non abbiamo fatto un bel niente, siamo stati molto riservati, quindi non venite a rompere M. E non voglio polemiche, giusto per insultare o puntare il dito per l'ennesima volta, perché ribadisco che ho già i miei problemi. Mi sembra assurdo che certi vengano a contestare determinate cose che osannano in altre sedi. Tutto qui. Tra l'altro con la differenza che a me di strumentalizzare una relazione non importa, porta male e per quanto mi riguarda fa schifo. L'unica cosa incontaminata è il sentimento e l'amore e poi la strumentalizzano con scene pietose e parole che volano per aria. Credete a ciò che vi pare, io non ho bisogno di nulla. Poi oggi ho dato troppe spiegazioni e mi sono rotta. Buona serata. Chi se ne frega.